12 e 18 maggio, il 41% degli italiani molto probabilmente o abbastanza probabilmente non si sottoporrà al vaccino. Si parla di quasi una persona. È giusto, però. Meno prevenuti, più giovani, 34%, e i più anziani, con il 29% degli incerti. Intervistati tra i 35 e i 59 anni non si vaccineranno nel 48% dei casi. Gli scettici e i contrari non sono solo nelle regioni meno colpite, ma anche in quelle del nord. La metà si vaccinano. Secondo Gwendalina Graffigna, psicologa dei consumi e responsabile della ricerca, questa non è differenza è anche la considerazione della vaccinazione come atto di responsabilità sociale. Chi ha un approccio più individualista e nei confronti della gestione della salute tende a come atto di truffa. Vaccinarsi, al contrario, decisamente più propensi della media, sono coloro che ritengono che i loro comportamenti abbiano un valore importante per la salute collettiva. Dottor Marino, ritorno da lei. Perché è così importante, sarà così importante vaccinarsi, visto che l'età dei nostri connazionali non si fida? Ma a me piacerebbe tornare a una vita normale, a non togliere la mascherina per un attimo intanto che sto parlando con voi e poi dovermela rimettere. Mi piacerebbe tornare a viaggiare, a me piaceva molto viaggiare in tutto il mondo, mi piacerebbe molto tornare a mangiare un buffet, per esempio, o andare a vedere una partita. Adesso vedrò l'Atalanta alle 19.30, ma la vedrò da casa. Tutte queste cose noi non le avremo se non ci vaccineremo. Comunque, al di là di queste considerazioni, io preferisco starmene a casa, nell'ambito, se vuole, dell'egoismo, che suicidarmi col vaccino. Civile. Un sondaggio di questo tipo fa veramente pensare che i valori sociali del mondo in questo cui viviamo e del nostro paese stanno decadendo, altro che i filmati sulla solidarietà con gli inni in sottofondo. Vabbè, siamo in dittatura. Peggio di prima. Dottor Marinoni, la ringraziamo ancora una volta, noi di TG4. Dobbiamo lasciarla andare però, perché deve andare a vedere l'Atalanta, come sempre. Buon lavoro. Grazie. Umberto Brindagna, vorrei allargare il discorso, non solo il tema del vaccino in sé, la sicurezza che dà, ma il tema sociale italiano, perché l'italiano medio, chiamiamolo così, metà degli italiani in caso non si fidano, non vogliono, c'è stata la campagna. Ma perché non li controlla i vaccini? Non lo dice nessuno. Fare fake news, si dice adesso, che girano sul web. Ecco, cominciamo a dire che non c'entra niente con la campagna Novax, questa, diciamo, attitudine del 40-41% degli italiani a proposito del vaccino sul Covid. Io credo che sia semplicemente, come dire, il prodotto di un po' di quello che dicevamo prima, cioè della confusione che regna nelle nostre teste, e da un lato una percentuale di fatalismo in molte persone. Credo che il risultato di questo sondaggio sia tutto sommato, come posso dire, il figlio del fatto che non abbiamo più la percezione del virus così pericoloso. Insomma, tutti noi abbiamo voglia di toglierci la mascherina, la consideriamo, io per me me la toglierei subito la mascherina, la maggior parte dei casi un fastidio, e quindi che ne serve un cazzo, ci rendiamo conto che può essere ancora pericoloso, quindi riteniamo che non sia indispensabile vaccinarsi, con tutte le conseguenze che diceva il dottor Marinoni, anche dal punto di vista della solidarietà sociale. Solidarietà sociale. La giro sull'economia, mi rivolgo il business, sì, a quelli che temono questo. Diffondono i virus per farci un sacco di spazio. Vabbè, cazzate, che c'entra a diffondere i virus? Non c'è il virus. Non posso raccontare queste cose che girano da tanti anni. Penso alla campagna di diffamazione di cui è vittima una persona come Bill Gates. In quel contesto una delle poche soluzioni mondiali contro la pandemia, e questa paura che c'è è un problema per noi che facciamo ricerca e facciamo formazione, e anche per voi che fate informazione, quindi è un'accusa. Però peccato che i medici si oppongono, vicino non esiste ancora, fanno parlare quelli che dicono che sì, di avere fiducia in qualcosa che non c'è. In compenso tocca a noi spiegare che le notizie su Big Pharma sono largamente infondate. Ciò detto, è chiaro che sul tema dei vaccini, il prezzo dei vaccini è un tema che merita grande attenzione. Merita... Il vino di là, sento quanto è carino. Salutalo. Ciao. Arrivederci. Andiamo.